Bella ragazzi e ben ritrovati nel Fuck You Time numero 3 del CUR. Sono qui oggi con 10 domande che mi avete posto ovviamente nel domande per il Fuck che avevo pubblicato, se non sbaglio, 2 settimane fa. Purtroppo ho avuto un pochettino di problemi e ho dovuto ritardare di un bel po' il Fuck. Mi scuso con voi ovviamente, lo so che l'avete aspettato e finalmente è arrivato. Quindi partiamo subito con le 10 domande che mi sono piaciute di più e partiamo con la prima. La prima domanda me la fa Mai Santi che mi scrive: Fuck, ti piacerebbe partecipare ai grandi eventi di presentazione dei nuovi COD e Battlefield? Non ho niente contro Battlefield, quindi diciamo che mi soffermo principalmente su COD e vi farei vedere come vivrei la presentazione di Call of Duty, anzi del nuovo Call of Duty. Signore e signori, bimbi minchia e non bimbi minchia, siamo qui oggi per presentarvi il nuovo Call of Duty con una grafica eccezionale, con un nuovo motore grafico che vi abbiamo promesso ogni anno, che ogni anno non avete visto, un gameplay rivoluzionario con frenesia 2, con 10 secondi di vita, che comunque sia, i camper non ce la faranno mai a camperarsi. E quindi ragazzi, partiamo subito con il gameplay, io direi subito di partire ragazzi, guardate pure. Ma vaffanculo. La seconda domanda me la fa The Kebab Gamer che mi scrive: Fuck, cosa ne pensi del nuovo DLC di Ghost on Cloud? Ti piace il Maverick? Cosa ne pensi del Maverick A2? Cecchino. E ti è piaciuta la nuova modalità Extinction? Bella cur. Ah ragazzi, io direi prima di tutto di soffermarci sulle armi. Il Maverick è veramente un'arma buona, molto potente. Mi è piaciuta veramente tanto, un po' meno quella per il cecchino che è fatta più per i nabbi, con quel mirino che è una specie di mirino che vede anche attraverso le cose. Le mappe non mi sono piaciute tutte, l'unica che non mi è piaciuta è Containment, anzi quella che non mi è piaciuta proprio per niente. Fog è la più figa, mentre Extinction ragazzi non lo so, non mi piace la modalità estinzione, non mi è mai piaciuta tantissimo la modalità zombie, quindi la Nightfall l'ho provata un paio di volte e poi l'ho abbandonata. Quindi ricapitolando, sinceramente vi posso consigliare di comprarvi il pacchetto Onslaught massimo a 10€. Terza domanda ragazzi me la fa iShock Goblin HD che mi scrive: Fuck, daresti dei consigli su Ghost? Grande zio, continua così. Allora ragazzi, sì, darei consigli su Ghost. Uno semplicissimo: non giocateci. La quarta domanda me la fa Corona 1018 che mi scrive: Fuck, hai un lavoro? Se sì, quale? Quale ti piacerebbe fare? Quali sono i tuoi youtuber preferiti? Com'è nata la tua passione con quale gioco? Bella. Allora ragazzi, prima di tutto dobbiamo dire subito che io non lavoro ragazzi, sono un universitario. Mi piacerebbe molto lavorare, diciamo, secondo lavoro anche in palestra come personal trainer, mi piacerebbe tantissimo. I miei youtuber preferiti sono tanti, però non sto a fare nomi perché ovviamente ne escluderei qualcuno che mi sta veramente simpatico e non vorrei si creassero dei malintesi. E infine la mia passione per i videogame è nata prima di tutto dal Game Boy ragazzi. Io ho conosciuto tutto l'ambiente dal Game Boy, dalla Nintendo. E forse il mio primo gioco è stato Super Mario, roba del genere. Sì, Super Mario. E poi ovviamente la mia passione è continuata con i Pokémon, per poi spostarmi su PlayStation, se non sbaglio con Virtual Fighter qualcosa, che era un picchiaduro, per poi abbandonare i picchiaduro, giocare 360 con Call of Duty eccetera. E come ora mi vedete con quasi tutti i titoli di Call of Duty, Battlefield eccetera e anche FIFA, per ovviamente svariare un po'. Adesso ho preso anche piante contro zombie e TF. Dai, quello che cazzo è. La quinta domanda me la fa Federico Trapella che mi scrive: Curre, qual è la prima console che ti ha fatto appassionare ai giochi e dopo aver scoperto la fine di Zombie come ti ci ha fatto rimanere? Sei sempre un pro. Allora, dalla domanda precedente avete capito che io non ho mai conosciuto Nintendo 64 eccetera. Ho giocato direttamente con il Game Boy e ovviamente ho avuto tutti i Game Boy che ho avuto dal primo Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, poi Advance SP,
Nintendo DS e poi 3DS XL che ho tuttora. Ovviamente, quindi, la prima console che ho giocato mi sa che è il Game Boy. E poi, per la storia di zombie, io ci sono rimasto veramente male perché mi aspettavo un finale più profondo, si potrebbe dire. Non una cazzatina del genere. Secondo me, sì, ci hanno elaborato un pochettino sopra, però finire la storia zombie con una minchiatina del genere, con Richtofen e Samantha, che sono ragazzini, non ci stava a fare un cazzo. La sesta domanda me la fa Tudor George Constantine, che mi scrive: a che round arriveresti su Zombie Combat? Allora, prima di tutto parliamo di me, ragazzi. Io da solo potrei arrivare forse al round 35-40 massimo, e mi dovrei riallenare perché è da 2 mesi che non gioco a zombie. Con Mattia invece sarebbe un pochettino diverso, perché lui è veramente forte. Anche se magari ha preso la mano non giocando in questi ultimi tempi, penso che lui, con lui ovviamente, io e lui potremmo arrivare anche al round 60-70, forse anche di più, io non lo so. Ovviamente, Matt, sei libero di scrivere un commento giù se pensi se sai dare un'approssimazione del round a cui potremmo arrivare. E niente, ragazzi, quindi forse round 60-70. La settima domanda me la scrive Carlo Frezzi e mi dice: eri appassionato di videogames anche prima che uscisse l'Xbox 360? Beh, ragazzi, io direi proprio di sì. Prima di tutto perché c'erano i Game Boy a suo tempo e poi la PlayStation. Anzi, soffermiamoci sulla PlayStation. Io, grazie alla PlayStation, avevo un parco titoli veramente ampio che mi è veramente piaciuto. Da lì forse è partita la passione per i videogames. È da lì che è partita successivamente l'acquisto della 360. Forse la domanda sarebbe stata più consona: perché io sono passato dalla PlayStation 2 alla Xbox 360? Semplice, perché i miei amici ovviamente si erano presi la 360. Comunque sta di fatto che la mia passione per i videogames vera e propria è nata principalmente dalla PlayStation 2. Eccoci all'ottava domanda, siamo quasi alla fine. E l'ottava ovviamente ce la scrive Michele Cerra, che mi dice: fuck, quante console hai avuto? Bella, ti stimo. Beh, ragazzi, un numero non ve lo so dire perché dovrei contarle sul momento. Comunque sia, partiamo dalle più recenti sino ad arrivare alle ultime che ho avuto. Contando ovviamente anche i Game Boy, le console portatili, ovviamente, ho avuto un Xbox One, 2 Xbox 360, 2 PlayStation 2, un Nintendo DS, un Nintendo 3DS XL, una PSP, un Game Boy, un Game Boy Color, un Game Boy Advance, un Game Boy Advance SP, la Wii e basta, mi sa, ragazzi. Queste sono tutte le console. Contiamole, quindi dovrebbero essere 13, se non ricordo mai, ragazzi. Però fate il conteggio voi, magari rivedendo il video potete capirlo. Io l'ho fatto un attimo a mente, mi stavo un po' incasinando. Quindi, ragazzi, ho avuto svariate console e ho avuto una varia esperienza videoludica con tutti i tipi di titoli e niente. E adesso ovviamente mi sono fermato con l'Xbox One. La domanda 9 me la scrive Pier Folgarit e mi dice: hai mai desiderato creare un videogioco? Se sì, quale? Inoltre, quale personaggio ti ha appassionato di più nei videogiochi che hai giocato? Quale caratteristica sua vorresti avere? Esempio, carisma, eccetera. Bella, zio, sei un grande. Allora, prima di tutto soffermiamoci sul mio personaggio preferito e quale delle sue caratteristiche preferisco. Ovviamente uno dei miei personaggi preferiti è stato il Capitano Price, con il suo carisma che ha avuto ovviamente in tutti gli MV, Modern Warfare, forse, eccetto forse il 3 che non mi è piaciuto tantissimo. Comunque sia, resta uno dei miei personaggi preferiti. Infatti, come avete potuto vedere su Call of Duty Ghost, io ho comprato la sua skin, anche se ho speso 4 euro alla fine. Ho mai desiderato creare un gioco? Beh sì, ragazzi, mi sarebbe piaciuto creare un gioco magari con il team dell'Activision, creare un Call of Duty che ovviamente riprenda le caratteristiche che io preferisco e che sicuramente molti di voi adorano, magari la frenesia, la velocità dell'azione, un qualcosa di arcade molto rapido che diverta tutti e che non diventi monotono, molto, che non resti statico, ma che sia dinamico, che si muova. Non come adesso, che i giocatori stanno fermi negli angoli ad aspettarvi per uccidervi. Qualcosa di veloce. Quindi bisogna ritornare al passato con Modern Warfare 1, il 2 e anche War at War, dove si giocava solo muovendosi per uccidere l'avversario, cosa che adesso non è possibile
perché ci sono certi che pensano che la tattica sia fermarsi e bloccarsi in un punto, quando invece è solo coglionaggine. Quindi ragazzi, mi piacerebbe molto riprendere le basi di Call of Duty per farlo risalire di livello, perché adesso veramente ha toccato il fondo. E per finire, la decima domanda me la scrive The Crazy Gamer 7. Qual è il gioco che ti è piaciuto di più nel 2013? Soffermandoci su quella merda di Ghost, sui problemi che ha Battlefield, sulle altre cagate che sono uscite, lo FIFA mi ha fatto sclerare male, il gioco che mi è piaciuto di più nel 2013 è stato Sniper 2 Ghost Warrior. Vi chiederete il perché? Perché sinceramente io sono un amante dei cecchini. Quando dovete impersonare un cecchino, nel vero senso della parola, non prendete l'esempio di quelli di Call of Duty, perché lì state sbagliando di grosso. Il vero cecchino si muove molto piano, si muove nascosto, cerca di non farsi trovare, di farsi individuare. E la cosa si rifletteva perfettamente su Sniper 2 Ghost Warrior. La cosa brutta ovviamente è che il gioco racchiudeva esclusivamente due mappe, che poi ovviamente sono andate, cioè c'erano altre conseguenze che mi hanno fatto abbandonare il titolo. Ad esempio ragazzi, faccio un esempio che forse è il più eclatante: non potevo invitare un mio amico in lobby e lui non poteva invitare a me, e magari non potevamo formare un gruppo prima. Questa era una cosa veramente che rompeva il gioco totalmente. Dovevi affidarti alla sorte per poter giocare insieme al tuo amico in una partita, e magari capitavate anche contro. La povertà delle mappe, unita a questo fattore, hanno fatto sì che questo Sniper 2 Ghost Warrior cadesse in basso subito. Io ragazzi vi dico soltanto che ci giocavo talmente tanto che sono arrivato a un certo punto ad essere anche primo mondiale in quel gioco. Poi ovviamente l'ho mollato perché i server andavano a fanculo. Se l'host abbandonava la partita in cui stavate giocando e stavate facendo un punteggione, crashava tutto e perdevate i progressi. Lasciatemi dire, quindi è veramente fatto a merda. Pensare ragazzi che c'è un motore, cioè è studiato mi sa da quelli della CryEngine 3, quindi quelli che hanno fatto Crysis, puttana Eva, ma come cazzo si fa a creare un gioco così? Era veramente formidabile ed è stato messo a merda, cioè proprio buttato via così, lanciato nell'online e poi abbandonato nell'online, facendo merda da ogni parte. Quindi ragazzi, da Cura 90 è tutto, spero che il mio Fuck You Time vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace, scrivetemi un bel commento qui giù, magari se volete qualche altro episodio di Fuck You Time. Cercherò sempre di farlo, sapete che ci metto un po' di più perché ci vuole lavoro qui, ci vuole più lavoro del solito. Bisogna lavorare varie scene, bisogna tagliarle, bisogna mettere la musica, bisogna mettere le fuck, bisogna mettere i numeretti, bisogna mettere qualsiasi altra minchiata. Ce ne sono tantissime ragazzi, degli effetti eccetera. Quindi ragazzi, da Cura 90 è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella raga!